Sì, buongiorno da Castel di Sangro, siamo all'interno del Palasport del centro sangrino dove più tardi ci sarà la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli Calcio, come dicevi giustamente tu Alfredo da studio, ritiro partito in realtà da ieri e che si concluderà il 4 settembre. Tutto l'altro Sangro è pieno, invaso, stato invaso nelle ultime ore da tifosi del Napoli. Questa mattina circa 300 erano all'esterno dello stadio Teofilo Patini per aspettare, attendere l'uscita dei giocatori del Napoli che hanno effettuato una leggera seduta di allenamento, la seconda, quella più robusta, ci sarà questo pomeriggio alle 17 sempre sul manto erboso del Teofilo Patini. Questa mattina seduta di allenamento a porte chiuse, questo pomeriggio ci saranno le porte aperte ma solo per 1000 fortunati che hanno dovuto prenotare proprio presso gli uffici del Napoli Calcio il biglietto omaggio per poter assistere all'allenamento della formazione di Gennaro Gattuso. C'è grande attesa e grande presenza, come era immaginabile la vigilia qui in terra sangrina per l'arrivo del Napoli. I centri circostanti Castel di Sangro, tutto il comprensorio registra praticamente il tutto esaurito, con alberghi, seconde case e bed and breakfast che sono stati presi d'assalto dai tifosi del Napoli in questi ultimi giorni. Come detto, questa mattina c'è stato l'allenamento della formazione azzurra, questo pomeriggio ci sarà il secondo allenamento, il terzo in assoluto per i giocatori del Napoli che ieri per la prima volta erano scesi in campo nell'impianto del Patini per la prima leggera seduta di allenamento. Come dicevamo Alfredo, più tardi, anzi tra poco, ci sarà la conferenza stampa di presentazione proprio dell'intero ritiro del Napoli alla presenza del presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis, ci sarà il tecnico Gennaro Gattuso, in rappresentanza della squadra il difensore Manolas e poi ovviamente fare gli onori di casa ci saranno il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, l'assessore allo sport Liris, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso che è anche presidente della provincia dell'Aquila. Sono state già fissate delle amichevoli da parte della società campana, una in particolare, la seconda si giocherà proprio il 4 di settembre quando si chiuderà il ritiro qui di Castel di Sangro alle 17:30 al Patini con il Teramo. Il 28 ci sarà invece un triangolare sempre qui a Castel di Sangro. Dicevamo grande attesa, grande presenza di tifosi napoletani e campani in generale qui a Castel di Sangro, tanta gente e ovviamente Regione Abruzzo che è soddisfatta per quello che si pensava potesse essere davvero un vero e proprio affare anche da un punto di vista di ritorno economico e di immagine per la nostra regione e come sentiremo a breve dall'assessore regionale allo sport Liris e dal sindaco di Castel di Sangro Caruso, effettivamente è così perché queste zone, le zone circostanti a Castel di Sangro sono davvero piene di tifosi e di turisti che sono arrivati anche per seguire il ritiro della formazione del presidente De Laurentiis. Allora andiamo ad ascoltare il primo contributo che abbiamo registrato con l'assessore regionale allo sport Guido Liris. Assessore Liris, una grande giornata per l'Abruzzo, il Napoli a Castel di Sangro, il comprensorio sangrino gremito di turisti. Una festa per l'Abruzzo, una festa per la provincia dell'Aquila, ma in particolar modo per l'Alto Sangro. Siamo pronti alle migliaia di persone che arriveranno qui curiosi, non soltanto affezionati della squadra partenopea, ma anche affezionati e curiosi di sport e in particolar modo innamorati del calcio. I grandi eventi come strumento per promuovere turismo, per promuovere la natura, per promuovere la nostra terra, per alzare l'asticella, un po' il brand di questo nostro grande Abruzzo anche fuori dei nostri confini regionali. È un'impresa sulla quale abbiamo creduto tantissimo, nei confronti della quale abbiamo investito tantissimo come regione e siamo qui per raccogliere i risultati promuovendo tutta una serie di eventi, da qui poi al Giro d'Italia, tappe del Giro d'Italia, internazionali di tennis, una serie di modalità, quella di aver scelto i grandi eventi, che è la modalità giusta per quanto ci riguarda, per entrare nei territori, per promuovere a livello anche economico.
con un indotto inevitabile che ricade non soltanto su un singolo comune ma su un'intera area, ma soprattutto c'è una grande voglia di, attraverso lo sport, di animare la nostra terra in senso positivo e di educare la nostra terra in senso positivo, in particolar modo con i valori dello sport. Poi il Napoli è una squadra internazionale, ha un seguito incredibile in tutto il mondo ed è la squadra giusta per dare il giusto lustro alla nostra bellissima terra. Con l'assistenza tecnica di Gaetano Terio torniamo qui nel Palasport di Castel di Sangro. Alle mie spalle vedete il palco proprio che è stato allestito per la presentazione del ritiro della formazione campana, e proprio tra qualche minuto, all'inizio di questa manifestazione, di questa cerimonia, sarà esposta anche la Coppa Italia, il trofeo vinto dalla formazione campana proprio qualche settimana fa, e sarà proprio l'occasione per i presenti, ma ci saranno solo giornalisti ed addetti alla lavori, di poter vedere da vicino il trofeo vinto dalla squadra azzurra. Dicevamo, una grande occasione per Castel di Sangro, una grande occasione per il comprensorio sangrino, la montagna, una delle montagne della nostra regione, sicuramente sta beneficiando della grandissima e numerosissima presenza di turisti, soprattutto campani, arrivati proprio in questi ultimi giorni. E vediamo dunque ed ascoltiamo le parole del sindaco di Castel di Sangro, ma anche presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Una giornata di festa per Castel di Sangro, una giornata di festa per l'Alto Sangro, ma per tutto l'Abruzzo. Il Napoli da ieri è in ritiro qui nella sua città. Sindaco, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione che si aggiunge a tante altre, questa credo che abbia una valenza superiore, come diceva lei, per l'intero Abruzzo. E sono straconvinto, insomma, che quella che è la strategia di promozione del territorio messa in campo dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la città di Castel di Sangro, stia portando i giusti effetti. È una regione che oramai si è introdotta nel panorama delle aree geografiche di riferimento per i club più blasonati nel campo del calcio, quindi io credo anche che da questo esempio potranno scattare delle emulazioni possibilissime, quindi in qualche modo rappresentando noi, l'Alto Sangro e la Regione Abruzzo, quelle realtà capaci di essere riferimento delle squadre di calcio importanti. Boom a Castel di Sangro e tutto il circondario, luglio ed agosto pienone. Sì, noi abbiamo registrato dei numeri straordinari già dalla ripresa dopo il lockdown, importanti, numeri che poi sono sviluppati ulteriormente già nel mese di agosto, fino a raggiungere il culmine in questi periodi qua, in questi giorni che diciamo appena iniziato il ritiro, e insomma che andranno innanzi fino alla conclusione del ritiro. Insomma, grande soddisfazione, ringraziamo tutta la stampa, in particolare quella abruzzese, per aver dato attenzione e risalto a questo evento, insomma, che deve essere anche ben capito da tutto il comparto produttivo, soprattutto quello turistico. Un ritorno economico, sindaco, davvero importante per tutto il comprensorio sangrino. Da questo punto di vista è stata questa una decisione azzeccata di far venire, di portare il Napoli qui a Castel di Sangro? Sì, io penso questo. Guardate, su questo tema si sono sviluppate anche opinioni critiche e io credo che chi le abbia dette non ha cognizione della realtà e soprattutto non ha esperienza di questo campo. Noi possiamo registrare un dato che non è solo quello, diciamo, circoscritto al territorio dell'Alto Sangro e della città di Castel di Sangro. Registriamo curiosità per l'Abruzzo. L'immagine di una regione si accresce attraverso strategie promozionali qualificate, quelle che sono state messe in campo finora a partire dall'Expo 2015, che non ha prodotto alcun risultato per la regione Abruzzo, proprio zero. Quindi questo esempio, che forse è costato anche meno, determinerà intanto una cassa di risonanza che andrà avanti per tutto il campionato e già da questo momento è partita, quindi quelle che sono gli effetti, io dico anche pratici, da analisi da uomo della strada che insomma registra un afflusso di utenza che si traduce in incassi di rilevante portata che insomma equivalgono alla cifra spesa in pochi giorni.
Queste le parole del sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, anche presidente della provincia dell'Aquila, ovviamente soddisfazione nelle sue parole proprio per il grande riscontro a livello di presenze che si sta avendo in questi giorni qui a Castel di Sangro. Quasi tutto pronto per l'inizio della cerimonia alle 15, come detto Paolo, poc'anzi ci sarà l'avvio. Sì, Alfredo. No, una cosa volevo capire da te, che sei lì e ti vedo anche bardato, munito giustamente di mascherina, perché in questi giorni, oltre alle polemiche per i fondi spesi dalla regione per organizzare questo evento, abbiamo sentito la risposta anche del sindaco di Castel di Sangro, però c'erano anche delle apprensioni per possibili assembramenti, per la questione, diciamo, distanziamento relativo al Covid. Che impressione hai avuto in queste ore girando per Castel di Sangro? Guarda Alfredo, c'è tanta gente a Castel di Sangro, c'è davvero il pienone nel centro sangrino. Certo, mantenere il distanziamento in questi casi non è mai semplice, non è mai facilissimo. Anche questa mattina, ad onor del vero, abbiamo visto tanti tifosi del Napoli presenti proprio a ridosso dei cancelli, e dunque da questo punto di vista diciamo forse qualche problema c'è stato, però diciamo che fino a questo momento le forze dell'ordine stanno mantenendo sicuramente stanno tenendo il controllo della situazione. No, ti avevo chiesto la linea possibilmente per un secondo collegamento, perché abbiamo cercato di portare al nostro microfono, ecco, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Presidente, buongiorno, siamo in diretta su TV6, proprio davvero in extremis. Due parole da parte del Presidente del Consiglio regionale, un grande evento, la presenza del Napoli nella nostra regione, ne parlavamo anche questa mattina col Sindaco di Castel di Sangro, tantissimi turisti nel comprensorio sangrino. Beh, un grande evento, lo ha già detto lei e lo testimonia anche l'attenzione della stampa nazionale, internazionale e locale. Napoli è una grande squadra, è tra le migliori squadre d'Europa, chiaramente sceglie una terra votata a questi grandi eventi, e con la sua natura testimonia anche la qualità del vivere in Abruzzo, e mi pare una scelta quanto mai azzeccata del governo regionale. Chiaramente le ricadute sono per tutta la regione, per tutto il comprensorio, per Castel di Sangro, per Roccaraso, per Pesco Costanzo, per Revisoni, per tutto il comprensorio dell'Alto Sangro, che sono la nostra perla del turismo. Avete puntato come regione ai grandi eventi sportivi quest'anno, il ritiro del Napoli, la settimana scorsa c'è stata la presentazione del Matteotti, avete anche come regione provato, state provando anzi, a portare i mondiali di ciclismo in Abruzzo, i grandi eventi sportivi come vetrina per la nostra regione? Sì, esattamente, questo e tanto altro. Riteniamo che l'Abruzzo abbia bisogno di uscire dal suo guscio, è una regione che se migliora dal punto di vista della consapevolezza dei cittadini italiani, d'Europa e del mondo, e se riusciamo a dotarla di quelle infrastrutture viarie che ancora le mancano, una meta ideale per qualsiasi tipo di turismo invernale ed estivo, marino e montano. Tramite questi grandi eventi cercheremo di sfruttare appunto la scia della informazione che portano per cercare di attirare qui energie economiche.